Buongiorno e buona domenica, benvenuti all'appuntamento con il TG News 24, edizione delle 10. Cominciamo subito con le ultime notizie che arrivano dall'agenzia ANSA che ha aperto il suo portale con l'apertura dei seggi per le elezioni in Germania. Dunque Angela Merkel lascia, era già ovviamente previsto, aperti i seggi, una sfida all'ultimo voto per decidere chi succederà ad Angela Merkel. Tra Scholz e Laschet si decide il dopo Merkel, il socialdemocratico è avanti nei sondaggi, la CDU non molla. E poi si parla di terza dose con il comitato tecnico-scientifico che ha stabilito l'ok alla terza dose per gli over 80, per gli ospiti dell'RSA ed evidentemente anche per chi lavora nell'RSA e per i sanitari a rischio, i sanitari deboli per ragioni di salute e quelli che rischiano per lavorare al fianco, vicino a malati Covid. Dunque si partirà da queste categorie a partire da subito. Sarà possibile quindi effettuare le vaccinazioni per chi rientra in queste categorie. Andiamo avanti adesso e vediamo i dati del Covid nel nostro paese. Sono dati che continuano ad essere in tendenza verso il basso, 3.525 l'incremento dei nuovi contagi, purtroppo però rimangono ancora abbastanza alti i decessi, siamo a quota 50, restano di più i guariti, almeno nell'ultimo bilancio delle 24 ore riferite all'altro ieri, 4.451 che fanno abbassare a 102.574 il numero dei positivi attuali nel nostro paese, compresi quelli della regione Friuli Venezia Giulia, dove andiamo a vedere il bilancio con la grafica che ci propone la regia e dove si registra un calo dei contagi rispetto al giorno precedente di 15 unità, 69 le persone riscontrate positive, cala anche il numero dei pazienti sia in terapia intensiva, sceso a 9, che negli altri reparti a 45. In entrambi i casi ci sono state delle dimissioni di pazienti, in isolamento 1.075 persone, 28 sono guarite, tamponi effettuati, un numero abbastanza alto, tra i più alti 12.289. Questo fa sì che il rapporto contagi-tamponi è dello 0,56%, si abbassa in tendenza con quello che avviene in Italia, dove l'incidenza è arrivata all'1% ed anche l'indice RT si abbassa. Dunque la situazione sembra volgere verso il sereno. La scuola è iniziata soltanto da un paio di settimane, vedremo se più in là, se tra qualche settimana ci saranno eventuali contraccolpi con rialzi di contagi. Questo è quello che è successo ieri e l'altro ieri nei bilanci che la Regione e il Ministero della Salute hanno fornito. Adesso andiamo a vedere quello che è successo per quanto riguarda le vaccinazioni, perché continua a crescere il numero delle dosi somministrate. Siamo ad 83.857.158. Il dato è delle 6.08 di questa mattina, quindi si riferisce alle vaccinazioni fatte ieri e quindi abbiamo l'82,98%, siamo ormai all'83%, lo raggiungeremo oggi, di persone che hanno ricevuto almeno una dose, 44.817.914 italiani, il 77,60% ha completato il ciclo vaccinale, sono quasi 42 milioni, anche in questo caso supereremo oggi la soglia dei 42 milioni e ci avvicineremo al 78% della popolazione over 12 con il ciclo completato. E poi c'è la dose aggiuntiva, richiamo, cioè la cosiddetta terza dose. Andiamo a vedere il 4,52% della popolazione oggetto di questa dose aggiuntiva ha effettuato la vaccinazione, il richiamo, e sono 42.136 le persone. Andiamo a vedere invece il dato regionale con il Friuli Venezia Giulia che è all'85,1% di utilizzo delle dosi ricevute, che sono quasi 2 milioni, c'è un bel pacchetto di dosi ancora in questo momento inutilizzate, speriamo che cresca il numero soprattutto tra quelle fasce in cui c'è stata una minore adesione, la fascia dei cinquantenni, la fascia dei quarantenni, bisogna far crescere quella percentuale e bisogna ovviamente sperare che chi non ha ancora fatto il vaccino in generale si avvicini alla vaccinazione, che però va avanti soprattutto con le seconde dosi, ma si è registrato un aumento
delle richieste di prime dosi dopo l'introduzione del Green Pass esteso anche a molti altri settori. Avete visto anche la percentuale di poco superiore all'88% di utilizzo delle dosi nel nostro paese. La nostra regione è un po' indietro rispetto dunque alla media nazionale. Vedete le fasce di età che hanno più problemi per quanto riguarda il completamento della vaccinazione sono la fascia 40-49, 50-59, ci sono le varie colorazioni che ci dicono quante persone hanno effettuato una dose, due dosi, c'è anche la dose aggiuntiva di richiamo che non dipende sempre dall'età, ovvero chi è avanti con l'età farà la terza dose, ma ci sono poi categorie a rischio tra i deboli o i medici sanitari, chi lavora nell'RSA, che possono far parte di categorie anche di fasce di età anche le più diverse. Questa la situazione nella nostra regione dove, come vedete, gli anziani, gli over 80, sono molto ben protetti, così come nella fascia 70-79, è discreta anche la protezione 60-69, il problema è ancora quello della fascia 50-59 che risulta il 74,15% coperto da vaccinazione, sono quasi 200.000 le persone in questa fascia di età e sono state somministrate quasi 150.000 dosi. Questo è il numero da far crescere, questa è la percentuale da far crescere. Andiamo avanti adesso e sentiamo proprio sul discorso della terza dose che cosa ha detto ieri Luca Zaia, il governatore del Veneto, che spinge affinché la terza dose venga immediatamente pianificata. Sentiamolo. La terza dose deve essere pianificata con urgenza negli anziani, nei grandi vecchi, penso degli over 80, ma poi alla fine si andrà a scendere per fascia di età, perché se è vero che per avere vinta questa battaglia ci vogliono i titoli anticorpali alti, è altrettanto vero che ci sembra di aver capito dagli scienziati che gli anticorpi diminuiscono nel tempo. Quindi immaginatevi i nostri sanitari che si sono vaccinati il 27 dicembre pubblicamente con quelle prime 827 dosi, oggi hanno sul groppone fondamentalmente 9 mesi di vaccino, quindi immagino che molti abbiano avuto anche un calo del titolo anticorpale. Quindi la grande preoccupazione nostra è quella di non affrontare l'inverno con gli anziani senza copertura anticorpale. E quindi Zaia sottolinea correttamente la necessità di coprire soprattutto gli anziani, le persone che sono maggiormente a rischio di subire conseguenze gravi che vanno dal ricovero in ospedale, in terapia intensiva, purtroppo anche al decesso. Dunque bisogna fare attenzione, proteggere le categorie a rischio e continuare con la vaccinazione delle prime dosi per chi ancora non lo ha fatto. Green Pass, ieri manifestazioni in alcune città, Roma, Milano e Trieste in Italia hanno risposto bene con un gran numero di persone in piazza a protestare. Le altre città dovevano essere 60 le manifestazioni dislocate in varie città italiane, nelle altre città oltre le tre che abbiamo citato l'adesione non è stata così massiccia. Qui vediamo le immagini della manifestazione a Trieste, tutti ovviamente senza mascherina, tutti ad urlare libertà. Questa è stata la giornata di ieri, la mattinata di ieri, con la manifestazione che si è svolta e si è conclusa alle 13. Non ci sono stati, almeno per quanto riguarda la nostra regione, situazioni di particolare preoccupazione dal punto di vista dell'ordine pubblico, tutto è filato liscio, mentre nelle altre città si sono registrati anche momenti di alta tensione tra le forze dell'ordine e i manifestanti. Tuttavia, insomma, è passata la giornata così, i manifestanti hanno manifestato e adesso si volta pagina, annunciate naturalmente altre manifestazioni di protesta. Adesso parliamo invece delle cartelle dell'Agenzia delle Entrate, un problema del quale si sta parlando da diversi giorni, dal momento in cui sono sopraggiunte le scadenze che riguardano debiti verso il fisco che risalgono a prima della pandemia, ma anche a situazioni che sono state generate
dalla crisi che la pandemia ha comportato. È iniziato comunque un lavoro di rateizzazione, un lavoro che consentirà da parte dell'Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione dei contribuenti delle tempistiche che possano permettere di pagare i debiti senza far ricorso, per esempio, allo strozzinaggio. E questo è un altro dei problemi causato dalla pandemia per la difficoltà del sistema bancario di erogare credito, ma vediamo il servizio dell'agenzia ANSA. L'Agenzia delle Entrate stralcia i carichi sotto i 5.000 euro contenuti nelle cartelle fiscali iscritte a ruolo fino al 2010 e non ancora riscosse. Con la circolare firmata dal direttore Ernesto Maria Ruffini vengono dettate le regole dello stralcio dei debiti verso le amministrazioni come previsto dal decreto Sostegni. Il mini condono non varrà per tutti, ma come previsto dal decreto, solo per i contribuenti con redditi imponibili inferiori a 30.000 euro. Il reddito preso in considerazione sarà quello maturato per le persone fisiche nell'anno d'imposta 2019, mentre per gli altri soggetti nel periodo d'imposta in corso alla data 31 dicembre 2019. La cancellazione dai ruoli sarà automatica, il contribuente non dovrà fare nulla se non dopo il 31 ottobre, data in cui si intendono annullati i debiti, controllare l'avvenuto annullamento consultando la propria situazione debitoria sulla sua casella fiscale. Nel concreto, la sanatoria potrebbe rivelarsi per il contribuente anche di molto superiore ai 5.000 euro. Infatti il tetto non riguarda la cartella nel suo valore complessivo, ma il singolo ruolo e poiché al numero di ruoli non è stato fissato un tetto, la cifra finale potrebbe essere molto superiore. E spostiamoci adesso sul fronte internazionale, tra Biden e la Cina. Si va sempre più verso una contrapposizione anche per quanto riguarda questioni militari. Biden prova a fare quadrato insieme ad altri paesi. Sentiamo il servizio. 10 giorni dopo l'accordo sui sottomarini tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia, che ha fatto infuriare l'Europa, Joe Biden riunisce alla Casa Bianca i leader di quei paesi che nelle sue intenzioni dovranno diventare, insieme all'America, il nucleo di una sorta di NATO della regione Indo-Pacifica, India, Giappone e Australia. È la prima volta che il Quadrilateral Security Dialogue ha riunito i suoi leader in persona. Oltre al presidente americano, il premier indiano Narendra Modi, quello giapponese Yoshihide Suga e l'australiano Scott Morrison. L'obiettivo dichiarato è quello di rafforzare e cementare i legami tra i quattro paesi e sviluppare una cooperazione strategica, soprattutto sul fronte della sicurezza. Per Pechino si tratta di un club esclusivo che non andrà da nessuna parte, ma se quelle del portavoce del Ministero degli Esteri, Zhao Lijian, suonano quasi come affermazioni irrisorie, in realtà nascondono una certa preoccupazione da parte della Cina, che vede a sua volta minacciate la sua influenza e le sue mire nella regione Asia-Pacifico. Di qui l'avvertimento, già presente tra le righe del discorso di Xi Jinping all'Assemblea Generale dell'ONU. Il Quad altro non è che un costrutto insensato in stile guerra fredda, strettamente legato all'accordo AUKUS, che avrà solo il risultato di intensificare la corsa agli armamenti nella regione. E adesso la pagina sportiva, cominciamo con la grafica dei risultati e classifica della Serie A dopo le partite che hanno preceduto quelle di oggi, tra cui ci sarà anche l'Udinese. Il turno numero 6 è iniziato con il successo del Milan contro lo Spezia, con il primo gol in Serie A. La prima partita era titolare per Daniel Maldini, figlio di Paolo, nipote di Cesare Maldini. 2-2 tra Inter e Atalanta, partita spettacolare con l'Atalanta che avrebbe meritato di più, porta a casa un pareggio, rallenta l'Inter nei quartieri alti. 3-3, altrettanto spettacolare tra Genoa e della Sverona. Oggi si giocano a ora di pranzo Juventus-Sampdoria, poi alle 15 tre gare: Empoli-Bologna-Sassuolo-Salernitana e Udinese-Fiorentina, alle 18 Lazio-Roma e poi alle 20:45 Napoli-Cagliari. Si chiuderà domani con Venezia-Torino alle 20:45. In classifica il Milan è momentaneamente primo davanti al Napoli di una lunghezza e di due rispetto all'Inter. Il Napoli, in caso di successo oggi, tornerebbe in testa con 2 punti di vantaggio sul Milan e con 4 punti di vantaggio sull'Inter. Il Napoli che affronta il Cagliari e per gli azzurri sarebbe la sesta vittoria in 6 partite. Si insegue dunque il sesto successo per rimanere a punteggio pieno e soprattutto per riconquistare la vetta solitaria. L'Udinese rimane lì, nella parte sinistra, nonostante ancora non abbia giocato, e speriamo che oggi possa battere la Fiorentina per superarla in classifica. Andiamo a sentire il servizio di Alessandro Sursa con le ultime in casa bianconera.
Ci siamo, è già il momento di scendere di nuovo in campo per l'Udinese che questo pomeriggio attende la Fiorentina alla Dacia Arena nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Una Serie A più equilibrata che mai, una Serie A che ha proprio nella Fiorentina una delle principali protagoniste in questo avvio di stagione. Sì, perché i Viola dopo 2 anni difficili sembrano aver intrapreso una strada luminosa con la nuova guida tecnica di Italiano che ha ridato slancio ad un gruppo depresso. L'ex allenatore dello Spezia sta puntando molto sulla qualità e di qualità i toscani ne hanno e come, e fin qui si è già intravisto qualcosa del potenziale di Bonaventura e compagni. 9 punti conquistati frutto di 3 vittorie e 2 sconfitte contro Roma e Inter, sconfitte in cui comunque la Fiorentina è sempre uscita a testa alta. In poche parole, fin qui il club del presidente commisso non ha mai sbagliato una gara dal punto di vista dell'approccio e del gioco. L'Udinese questo lo sa e dovrà quindi stare molto attenta a non commettere errori ingenui che potrebbero costare caro. Gotti in questo senso è tranquillo e fa bene, perché i bianconeri arrivano da una buona prestazione in quel di Roma, prestazione che per fortuna ha fatto dimenticare quella negativa vista contro il Napoli. Oggi quindi l'Udinese dovrà mostrare la sua versione migliore, e parlando di formazioni il tecnico veneto da questo punto di vista ha annunciato che potrebbero esserci dei cambi viste le tante gare ravvicinate, e allora soprattutto i nuovi Soppi e Beto potrebbero davvero scendere in campo dall'inizio dopo l'ottimo impatto avuto contro la Roma. A fargli spazio potrebbero essere Molina e Pussetto, che sono parsi un po' stanchi dopo le tante partite giocate. In attacco col portoghese ci si aspetta di rivedere ancora Gerardo Orfeo, che sta giocando bene e ha i numeri per essere decisivo. A centrocampo, se il francese dovesse giocare a destra, a sinistra si potrebbe rivedere Larsen con Pereira e 2 tra Wallace, Arslan e Makengo in mezzo. Dietro, davanti a Silvestri, scalpita De Maio, ma i senatori Becao, Neuting e Samir sembrano in vantaggio. Nella Fiorentina, che dovrà fare a meno dello squalificato Gonzales e di Castrovilli, occhio allo spauracchio Vlaovic, all'esperienza di Caione Bonaventura e alla corsa di Biraghi. Nel tridente con il serbero spagnolo poi dovrebbe esserci Saponara. Ormai manca poco, l'appuntamento è per le ore 15 alla Dacia Arena. Ci collegheremo dalle 14 ovviamente con studio e stadio in diretta dalla Dacia Arena per il prepartita, poi seguiremo la gara in tempo reale e dunque il post partita con le interviste in esclusiva. Parliamo adesso di Pordenone in Serie B, vediamo come è andata la giornata, il turno numero 6 anche tra i cadetti, la grafica che ci propone la regia, il Brescia ha vinto ad Ascoli 3-2, il Lecce ha vinto in trasferta a Cittadella 2-1, pareggio tra Como e Benevento, Monza-Pordenone 3-1 con il Pordenone che era passato in vantaggio e poi si è fatto rimontare, 0-0 fra Regina e Frosinone, 1-0 nel derby della Calabria tra Cosenza e Crotone. Si giocano oggi alle 14 Perugia-Alessandria, alle 16:15 Parma-Pisa, alle 20:30 Vicenza-Cremonese e Ternana-Spalli. In classifica ricordiamo che il Pordenone ha conquistato finora un solo punto, l'ha fatto in casa nella partita del turno precedente, e lì a quota 1 rimangono invece fermi al palo Vicenza e Alessandria, che però ancora devono giocare. La Serie B però propone sempre una classifica molto corta, dunque nessun dramma purché si ritorni a fare risultati positivi e si centri qualche vittoria prima possibile per i damarri. Ma intanto riavvolgiamo il nastro, torniamo a ieri e vediamo come è andata a Monza. Missione continuità mancata. Dopo aver sbloccato la classifica martedì contro la Regina, il Pordenone torna a perdere, rimanendo così ancorato nei bassi fondi della classifica. Al cospetto del Monza e Ramarri, pur subendo nel corso del match la superiorità dei padroni di casa, riescono a rimanere in partita fino a pochi minuti dal 90esimo, dopo essere anche passati in vantaggio inizio gara. Ma alla fine devono dire addio alle ambizioni di tornare con un risultato utile dalla trasferta dell'U Power Stadium. Mister Rastelli cambia ancora il duo d'attacco. Stavolta davanti a Zamarini ci sono Cambiaghi e Zaju. È proprio l'italo-camerunense a portare i neroverdi sull'1-0 dopo appena 5 minuti, facendosi atterrare in area da Antove e realizzando il conseguente calcio di rigore. Chi pensa che la gara possa mettersi in discesa per la squadra naumiana si sbaglia. Il Monza infatti replica prontamente. Al sesto Perisan salva sul sinistro di Marrone a 2 passi dalla porta, ma al 13esimo nulla può sulla conclusione di McKin, che inganna Petriccione e mette a segno il gol del pari. Fa fatica il Pordenone a tenere il ritmo di una formazione costruita per tentare il salto in Serie A. L'inizio della ripresa in particolare è un monologo brianzolo, che comincia con la punizione di Barberis al 58esimo, sulla cui ribattuta Marrone mette di un soffio il pallone alla.
Poco dopo, Gitkier manca l'aggancio di testa su un ottimo cross di Colpani. Il vantaggio del Monza però è nell'aria e arriva al 72esimo. Cavalcata in solitaria di Dani Motta e disimpegno per Sampirisi, che trova il 2-1 con un mancino angolato. Il Pordenone prova a non mollare per non vanificare per un'altra volta gli sforzi profusi in campo. All'86esimo l'occasione per tornare in parità si profila da un calcio d'angolo, ma l'ex portiere neroverde di Gregorio ha riflessi pronti nel deviare il sinistro in girata di Pellegrini. Dal rischio del possibile 2-2 il Monza si accorge però che è meglio chiudere i conti e lo fa nel recupero con il contropiede vincente di Vignato. Niente da fare per i ramarri, l'appuntamento con la vittoria ancora rinviato e adesso il prossimo turno in casa con il Vicenza sa già di scontro salvezza. Sentiamo Rastelli, il mister dei ramarri, dopo il match. Vediamo come ha preso la sconfitta di Monza. Noi dovevamo solo fare una gara come abbiamo fatto, tenendo il ritmo alto, pressandoli in tutte le zone del campo e ripartendo come abbiamo fatto bene tante volte il primo tempo. Secondo tempo, pur con qualche elemento che, vista la terza gara in una settimana, è un po' calato, però non avevamo rischiato niente, la partita era in equilibrio e quindi una delle due squadre poteva comunque con una giocata individuale vincere la gara. Non male che Monza coi cambi ha messo giocatori di grandissimo spessore e quello credo che abbia fatto un po' la differenza. Abbiamo avuto qualche situazione con Pellegrini ed altro dove potevamo sicuramente concludere meglio e, ripeto, torniamo ancora a casa con rammarico di aver fatto una prestazione comunque positiva, ma che non ci premia per quello che hanno fatto i ragazzi in campo. Si riparte dalle prestazioni e dalla voglia di questi ragazzi di andare in questo momento oltre le difficoltà che stiamo affrontando. Stiamo sicuramente migliorando di partita in partita. È chiaro che quando poi perdi il contraccolpo si fa sempre sentire. Domenica avremo una partita comunque importantissima contro il Vicenza e, insomma, dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti in modo da poter risalire la classifica, che in questo momento naturalmente è molto deficitaria. E sarà una partita quella contro il Vicenza, con una squadra che naviga nei bassi fondi proprio insieme al Pordenone. Ma ribadiamo, siamo soltanto alla sesta giornata di campionato. Il torneo è ancora lungo. Mentre si è fermata la volata della APU Old Wild West verso la finale di Supercoppa, la squadra di Bonicioli ha retto molto bene per due quarti, il primo tempo con i parziali sempre in vantaggio, ha chiuso il terzo quarto in svantaggio di 2 punti rispetto agli avversari per poi mollare completamente nell'ultimo periodo e lasciare a Treviglio la possibilità di giocare contro Pistoia oggi per la conquista della Supercoppa 2021. Sentiamo le parole di Giuri. Volevamo arrivare in finale come tutte le squadre che partecipano a una competizione dove c'è in palio un trofeo, quindi da parte nostra c'era massima disponibilità e impegno, però non è bastato. Sappiamo ora dove lavorare, che punti toccare, quindi siamo già proiettati verso la prima giornata di campionato. Bisogna capire i motivi e poi cercare di fare una settimana di allenamento importante come abbiamo fatto finora, e andare a iniziare il campionato nel miglior modo possibile. Prima di chiudere i programmi di oggi, tra poco alle ore 11, ci collegheremo alle 10:55, la gara della primavera tra Udinese e Monza. Udinese che gioca in casa dopo un bel successo in trasferta a Cittadella, gioca tra le mura amiche ed è reduce dalla partita di Coppa Italia a Vicenza, che ha visto i bianconeri superare ai rigori la formazione veneta. Dunque un buon momento per la squadra bianconera, che speriamo possa continuare oggi in casa contro il Monza. Diretta in esclusiva a partire dalle 10:55, alle 11 il calcio d'inizio. Poi alle 14 studio e stadio, Massimo Campazzo e i suoi ospiti per raccontarvi la partita, con un'ampia prepartita tra Udinese e Fiorentina, e al termine le interviste in esclusiva
a cura dei nostri inviati. Alle 18 spazio musicale con un concerto live degli U2, live 360, e poi alle 19 di nuovo il TG, alle 20:30, 20:35 Lanza Week, il riepilogo delle notizie più importanti della settimana con i servizi dell'agenzia ANSA, e alle 21 Paolo Bargigia con i suoi ospiti condurrà l'altra domenica. Eccolo qui anche il cartello grafico che ci annuncia gli appuntamenti di oggi: alle 14 Studio Stadio, alle 21 l'altra domenica per seguire e per commentare poi Udinese Fiorentina, mentre tra poco alle 11 con la Primavera in diretta proseguiamo la nostra giornata dei live dedicati in particolare allo sport. Vi ringrazio per averci seguito, vi lascio a Trebi Meteo per le previsioni del tempo sulla nostra regione e vi do appuntamento per quanto riguarda il telegiornale questa sera alle 19. Amici di Udinese TV, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per questa domenica, che attenzione, partirà bene in Friuli Venezia Giulia, al mattino anche con ampie zone di sereno, ma poi nuvolosità in progressivo aumento e tra pomeriggio e sera torneranno anche delle piogge. Piogge non particolarmente intense e insistenti, però ripeto, il weekend si chiuderà all'insegna di molta variabilità. Entriamo più nel dettaglio per quanto riguarda Udine e Pordenone, temperature ancora abbastanza alte perché al mattino il tempo rimarrà ancora nel complesso bello, però poi tra pomeriggio e sera appunto arriverà qualche goccia di pioggia e le temperature caleranno di qualche grado. Stessa situazione tra Gorizia e Trieste, partenza di giornata buona, temperature che arriveranno a toccare anche i 25-26 gradi, poi però arriva qualche scroscio di pioggia, ma tranquilli, per lunedì prevediamo comunque già un netto miglioramento. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose da voi, scaricate l'app di Trebi Meteo.